Allora, a fronte di tutto, il risultato primario di tutto ciò è che la marcia della ragione nel mondo non c'è. Ci sono dei processi tipicamente occidentali che sono processi di razionalizzazione dell'esperienza e al tempo stesso, questo è il punto, razionalizzazione dell'esperienza, razionalizzazione dell'agire. Sono anche processi di decostruzione di ogni oggettività. Il disincanto, insomma, la parola chiave, il vedere il mondo senza incantesimi, nasce in un certo modo, adesso lo vediamo, per certi motivi, in un certo spazio, dentro una certa cultura e più procede, più è una forza che dissolve gli ordini. Non li forma, certo, poi ne forma di nuovi, ma quelli formati nuovi non avranno mai la consistenza, ecco, di quelli dai quali abbiamo preso le mosse. Esempio, lo Stato moderno sembra molto consistente. No, in realtà, quando va bene è molto efficace. Da che cosa nasce? Che cos'è lo Stato moderno? È il prodotto di processi specifici che hanno la loro origine, dice Weber, dentro i comuni, medievali, attraverso delle soggettività che lui chiama politici, intervenendo gruppi politici, portatori di un potere illegittimo, cioè di un potere che non si giustificava attraverso le forme della legittimità allora vigente, ma attraverso sostanzialmente se stesso. Dietro lo Stato c'è la dissoluzione dell'ordine medievale, cominciata in età molto risalente. Una dissoluzione che marcia ancora più veloce quando la riforma, vedrai, ecco, quando la riforma dissolve quella serietà oggettiva estremamente efficace che, secondo Max Weber e già secondo i protestanti, era la Chiesa cattolica, e il suo modo di pensare all'esperienza umana. La riforma nella testa di Weber, che in questo poi era all'interno della grande religione dei dotti tedeschi, che è il protestantesimo come via attraverso la quale il soggetto si libera. Nella testa di Max Weber la riforma aiuta alcuni soggetti a essere capaci di critica e erode, ecco, aiuta ad erodere oggettività. L'età moderna è una continua erosione di oggettività attraverso l'azione di singoli che è un'azione ordinativa. Razionale, ordinativo, certamente, per carità. In questa azione si distinguono due linee parallele, non voglio dire convergenti, perché le parallele normalmente non convergono. Due linee parallele non intrinsecamente ripugnanti l'una rispetto all'altra. Questa, ad esempio, è una delle grosse differenze fra Max Weber e Carl Schmitt. Sono la linea della razionalizzazione della politica e la linea della razionalizzazione dell'agire economico. Non sono la stessa cosa. Lo Stato non è il capitalismo. Lo Stato non è capitalismo, quindi non è neanche la sovrastruttura che i borghesi si sono inventati. Cioè, esiste una specificità della politica, che
che è la specificità che consiste nel fatto che nella politica il potere si manifesta in forma primaria. La politica è la dimensione in cui il potere si manifesta in forma primaria attraverso l'agire di soggetti, di gruppi che lo organizzano in modi diversi. Ci sono le tipologie del potere, no? La tipologia, c'è il potere tradizionale, il potere razionale burocratico, e tanto per far vedere che non è vero che il potere riesce a, non è vero che si riesce a stringere e costringere il potere all'interno della ragione, cioè è impossibile trasformarlo in burocrazia, in procedura, ecco la terza forma di potere, quella carismatica. La presa diretta del potere sulla realtà, il luogo, la dimensione in cui si manifesta l'essenza potestativa dell'esperienza umana è sicuramente la politica, e questa essenza potestativa si manifesta sempre più chiaramente quanto più vengono erose le condizioni di stabilizzazione del potere, la tradizione, e ciò avviene attraverso, ripeto, processi specifici, i gruppi politici che dall'interno dei comuni mettono il potere in circolazione, e poi la riforma e implicitamente le guerre civili di religione e la costruzione di uno Stato moderno che è tanto più efficace quanto meno è tradizionale, cioè quanto meno si legittima attraverso il ricorso a categorie oggettive della tradizione. Tutto lo sforzo di Hegel era di fare dello Stato moderno una realtà, come dice la parola, stabile, cioè fare i conti con quello che c'è dentro lo Stato moderno. Mentre lo sforzo di Max Weber è di dimostrare che lo Stato moderno è una delle forme del potere che in Occidente si presenta così, perché l'Occidente ha in sé logiche di dinamismo specifiche, dimostrabili. Logiche di dinamismo che sono di disincanto e di erosione. Più disincanti, più vedi che il mondo è abbandonato da Dio. E questo è il potere politico. A fianco di esso, interagente con esso, c'è il potere, c'è la dimensione della vita economica. Anche qui, come il potere politico è una questione di soggetti, cioè di un capo, del suo seguito, della capacità di questo capo di vincere i conflitti e di stabilizzare la propria egemonia, di dare ad essa una configurazione ordinata, il diritto. Weber è un positivista giuridico da questo punto di vista. Non crede nell'intrinseca razionalità della società, crede nel fatto che qualcuno pone il diritto. Così, dall'altra parte, c'è il processo di produzione capitalistico che ha un'origine individuale. La famosa tesi dello spirito protestante. Un'origine individuale con la quale Weber ha lungamente combattuto, prima sostenendo che non si può in alcun modo far nascere il capitalismo dalla riforma, ma al massimo si può dire che i riformati credevano, quando agivano economicamente, di meritarsi anche la salvezza, che è un discorso di un certo tipo. Però in altri luoghi, Weber ha detto invece, che c'è proprio una imputabilità causale fra lo spirito protestante e l'etica protestante e lo spirito del capitalismo. Perché non si capirebbe l'esistenza del capitalismo se non ci fosse il motore della riforma, che è un caso in cui la cultura agisce sulla società, sull'economia. Evidentemente stava facendo molta fatica a capire qual è questo
nesso benedettissimo che è imprendibile, imprecisabile. Ma certamente è più la scoperta, la tesi di Weber è che c'è qualche cosa di più che non la semplice credenza degli attori capitalistici e protestanti di salvarsi attraverso l'ascesi intramontana. C'è qualcosa di più. Cioè, perché ci sia il capitalismo ci vuole una tesi di Weber, un soggetto molto attivo, molto dinamico e molto capace di autogiustificarsi, perché poi tirando le somme la riforma è questo. Cioè ti insegno che non hai più bisogno dell'oggetto fuori di te, di Dio, per trovare una legittimazione alla tua esistenza. La legittimazione è che tu porti dentro di te quell'oggetto e lo fai diventare te stesso. O come diceva Marx, bella forza che il protestantesimo non ha preti, mette un prete all'interno della coscienza di ciascuno. Le due logiche, quella politica che produce lo Stato, che è sempre un prodotto di soggetti interessati, in questo caso soggetti interessati a esercitare il potere, da una parte, e dall'altra la logica del capitalismo, che è il prodotto di soggetti interessati all'utile. E questa è la parte finale dell'esperienza intellettuale e anche umana di Weber. Weber vede che le due logiche sono diverse, ma non sono contraddittorie reciprocamente, sono due lati del razionalismo occidentale. Vede che non convergono, perché le parallele non convergono, però tendono a sovrapporsi. Tendono a sovrapporsi e tendono a far sì che la politica venga mangiata dall'economia e che le due razionalità divengano entrambe razionalità tecniche, cioè che perdono non ogni valore, perché è ridicolo, non ce l'hanno, ogni orientamento al valore, cioè che vanno avanti da sole in forma automatica, l'automatismo. E questo lui lo vede a casa sua, in Germania, come, oltretutto, riesce a sostenere la tesi che la Germania, per carità, è eroica, è la migliore di tutti, possiede una scienza, è capace di una scienza che nessun altro al mondo riesce a produrre, che era più o meno vero, cioè era l'epoca in cui i premi Nobel li prendevano i tedeschi. Ecco. È fatta di eroi, sono combattenti meravigliosi, però non sanno stare al mondo. Cioè, non sanno uscire dalla tecnicità. Per cui si affidano il proprio desiderio di mettere le mani negli ingranaggi della storia. Weber non si tira indietro, proprio la propria volontà di mettere le mani nella storia, tradotto, di diventare come l'Inghilterra, come gli Stati Uniti. Se lo fa, questa volontà sulla quale non c'è nulla da discutere, va bene così, questo lo affidano alla perfezione della tecnica. Questo per adoperare il titolo di un libro del fratello minore di Ernst Jung, Friedrich, la perfezione. Bene, la tecnica è perfetta, certo, è il mondo che è costitutivamente imperfetto. E chi crede di stare nel mondo con la tecnica perde, perché non afferra, rifiuta, teme l'irrazionalismo etico del mondo, non lo vede, non,
cioè non vede che a questo mondo la politica non la si fa soltanto con la responsabilità, calcolando le conseguenze del proprio, provando a calcolare le conseguenze del proprio agire. Come vedete, siamo sempre all'interno di una concezione individualistica, volontaristica della politica, cioè c'è qualcuno che fa politica e che deve essere certamente capace di calcolare le conseguenze del proprio agire, certo. Dopodiché deve, se vuole fare politica, nel modo efficace, cioè vincere. Ecco, deve essere capace anche di fronteggiare l'altro aspetto della realtà, a questo punto tra tutte le virgolette, cioè l'aspetto della irrazionalità costitutiva, l'irrazionalismo etico, il fatto che in questo mondo i valori ci sono, però non sono fondativi della realtà, non le danno fondamento, stabilità, anzi sono elementi demoniaci, sono il conflitto. E se sei un politico che vuole vincere, a un certo punto devi essere capace di decisione, cioè di fare qualche cosa che non è razionale, che tu fai perché la fai. Cioè la ragione politica convergente con la ragione economica, convergente forse tutte quante con la ragione tecnica, con gli automatismi della burocrazia, della produzione. Questa è qualcosa di superficiale, la potenza della superficie, ma sotto ribolle la immaterialità, la infondabilità della storia. Vedete, è un pensiero politico per grandi potenze. È un pensiero politico in cui la politica ha ancora a che fare con il destino. Allora, qui Weber, che è una persona seria, continuamente dice che bisogna sapere che si ha a che fare con questo, da una parte, e dall'altra bisogna sapere che la politica non può passare se non attraverso le potenze della tecnica. Per cui i socialisti, via, perché i socialisti, via? Perché i socialisti riproducono malamente quello che avevano fatto i borghesi. Non hanno alcuna immaginazione, alcuna idea. Non sanno quello che fanno, credono di essere alternativi e invece sono dentro le stesse logiche. E questa è una posizione reazionaria da sempre, cioè la troviamo come leitmotiv del pensiero reazionario, di lì a un paio d'anni sono cose che dice Carl Schmitt. Borghese e socialista sono la stessa cosa, però non come lo dicevano i pensatori della destra che contrapponevano a questa simbiosi, no? Borghesi e socialisti, lo spirito nazionale o che so io, ai mercanti contrapponevano gli eroi. Qui la tesi di Weber è: la politica è una cosa seria, deve essere fatta attraverso le potenze che sono a nostra disposizione, che sono Stato, capitalismo, produzione industriale, tecnica, burocrazia, tutto quello che... Dall'altro bisogna sapere che queste realtà, queste procedure, queste modalità non bastano a darci quello che vogliamo, cioè il successo. Non bastano. Detto in un altro modo, che la politica continua ad avere bisogno di un umanesimo possibile. Continua ad avere bisogno di una proiezione in grande di un disegno, di un'idea, che le persone serie sanno che è impossibile.
mentre i poco seri ci credono e fanno le rivoluzioni come quelle che l'aveva inorridito, la rivoluzione in Baviera, che era fatta da quelli che noi oggi chiameremo fricchettoni, che predicavano un mondo di da figli dei fiori, ecco, aborriva queste cose. Dall'altra, il perfetto tecnocrate, lo sappia, è uno che perderà. Infatti la Germania, che si vanta della sua efficienza impressionante della produzione bellica, no? Con Rathenau che fa funzionare la produzione bellica come un orologio, la Germania perderà la guerra perché non sa fare la politica. La politica non è questa cosa qui, questo è lo strumento della politica. E al tempo stesso non ci si deve montare la testa con la faccenda dell'eroismo, perché non è così che si vince a questo mondo. In questo mondo le opzioni sono autocontraddittorie. Tecnica vissuta con disincanto, agire fondato sulla convinzione vissuto con disincanto. Il termine famoso con cui si chiude sua opera, no? Non importa continuare. Grande politico è uno che sa che le strade sono chiuse e tuttavia non cede e va avanti. Questo segno di impossibilità e al tempo stesso di estrema consapevolezza colloca bene sicuramente nell'ambito del pensiero negativo, proprio nel momento in cui la mediazione moderna rivela tutta la propria forza e al tempo stesso infondatezza. Lo differenzia da chi è venuto dopo di lui, cioè dal suo vero prosecutore che è Carl Schmitt. Lo differenzia intanto perché è un protestante, Carl Schmitt è un cattolico, perché Carl Schmitt crede nella incompatibilità di economia e politica, cioè le logiche dell'economia sono logiche che non sono le logiche della politica. Non solo non ci assomiglia neanche, e poi perché Carl Schmitt comincia sostanzialmente dove Weber finisce, cioè nel momento della scoperta della non razionalità dell'agire politico. Anche lì naturalmente